capire bene l'ambito in cui ci muoviamo. L'ordine è diverso. Hanno deciso di fare il nuovo euro, non avevano i soldi per fare il nuovo euro e hanno detto troviamo un modo per far arrivare i soldi e hanno detto grande per qualcuno. Trovata per tutti quanti a mano, in realtà chi ha fatto l'idea del grande per qualcuno uno si chiama Maurizio Flammini, ex pilota e notizie di questi giorni, futuro elettore di Zingaretti quando si candiderà a sindaco di Roma, quindi è passato dall'altra parte. Detto ciò, cerco anche di capire come ha funzionato l'ottica proviamo un attimo a immaginare, cerchiamo di non fare un discorso troppo tecnico, troppo difficile, proprio vediamo un attimo, immaginiamo che la conosciamo tutti. C'è un piccolo quadrante dell'euro, è quello che diciamo è definito dalla nuvola di Fuxas, dalle purtroppo quasi ex-storie delle finanze, poi non saranno più ex, ma che saranno ex, non saranno ex, lo scopriremo. Quindi nuovo cantiere e torri delle finanze. Lì c'è tutta l'economia italiana, non romana, ovviamente. C'è l'ottica delle grandi opere e grandi finanziamenti per qualcosa che dovrebbe servire al pubblico, se così dicono, come la nuvola di Fuxas che doveva essere consegnata nel 2009, poi nel 2012-2011, ora gennaio 2013 che doveva costare 8 milioni, poi 9, poi 16, ora 28 milioni di euro se non erro, soltanto il cantiere. La nuvola di Fuxas era un progetto per cui un progetto collaterale era l'abbattimento delle torri dell'euro. La motivazione, io ricordo ancora la prima motivazione data, era che se si arriva da fuori Roma passando il palazzo delle volte che poi in salita non vedi ancora le luce, ma vedi queste torri, è un peccato se c'è una bella opera. Benissimo, si abbattono le torri, viene detto, abbattono le torri e fa il progetto Renzo Piano per un bellissimo edificio basso. Dovrebbe essere metà, doveva essere metà residenziale, metà commerciale. Residenziale da appena 13.000 euro nel quadro, quindi una cosa che si possono permettere realmente tutti. Nessuno riesce a costruire questo mondo. Qual è il motivo? Doveva essere fatto dai Toti, viene bloccata la delibera, casa del girone, questo gruppo di persone blocca la delibera, dice non è accettabile che la prima cosa in terra, che era un regolatore appena firmato, venga fatta non da me ma dai Toti. Vengono fatti fuori Toti, mi ha deciso di fare una società mista pubblico-privata, 50% pubblica, 50% privata, il pubblico mette i soldi, il privato non mette i soldi. Questo significa che il progetto si blocca, lo faccio molto semplice, molto lapidario. Oggi il progetto non andrà avanti, è stato già bloccato, il motivo è che Veltroni e Alemanno aveva già pronta la concessione edilizia per costruire, dovevano i privati andare lì e versare 15 milioni di euro, più altri 10 per opere di accessorio, quindi circa 25 milioni di euro che devono andare alle casse pubbliche. La concessione edilizia ancora sulla questione e i privati non vanno a entrare al creditore per spendere soldi e quindi questo progetto è già stato praticamente fatto annullato. L'ultima notizia uscita fuori sulla Repubblica qualche giorno fa è che verrà ristrutturato nuovamente e verranno riportati gli uffici da una fattoria e verranno rifatte. Torneranno a esserci le torri. Quindi, praticamente, torri erano, torri hanno sfruttato e torri torneranno. Però contestualmente, mentre provavano ad abbattere queste torri, ci hanno avuto un altro problema. Il problema si chiamava come facciamo a trovare i soldi per fare la nuvola. Hanno detto, mettiamo un bel albergo di là con la nuvola. Ora, però poi c'era sempre lo stesso problema, cioè abbatti una cosa più bassa per costruire una cosa più alta. Problema iniziale si viene a riproporre, fanno finta niente, costruiscono l'albergo, l'albergo è di proprietà di Euro S.p.A., quindi di proprietà pubblica. L'albergo è di Euro S.p.A., Euro S.p.A. doveva venderlo, ha fatto 3 gare di appalto per vendere questo albergo e nessuno si è presentato, perché costa troppo, turismo non è pressione. Cosa si è inventato alle mani? Facciamo una gara al premio, ce lo faccio passare sotto alle torri, qualcuno se lo sa bene cosa comprerà. Neanche in questo caso l'albergo è andato a buon fine, quindi adesso, e questo proprio per vedere qual è la non logica dietro quali sono i lavori che noi tutti vediamo a Leo, cioè ci sarà una nuvola che verrà terminata con un enorme sforzo economico, un albergo vuoto che coprirà la nuvola,
e un cantiere di due torri che non sono state né abbattute né ristrutturate, per cui il turista che dovrà venire a vedere l'euro vedrà una bellissima nuvola intorno a un cantiere. Quindi questa è la non logica della programmazione. Quando poi alla spiegazione poi della domanda che mi fa, cioè qual è la logica che c'è dietro questi gradimenti, è molto semplice. Ci sono delle opere che vanno fatte per mantenere il baraccone, presentato il professor Verdini benissimo. Bisogna trovare un motivo per far arrivare investitori e soldi. Siccome Roma, secondo i nostri governanti, non basta più, quasi come se il Colosseo, i Fori Imperiali, i musei non ci servissero, ci sono varie idee. C'è l'idea di fare una pista da sci a Ostia per sciare d'estate, c'è l'idea di fare a Ostia un parco tematico della Roma antica e quindi ricostruire il Colosseo vinto. Cioè, come se abbiamo un nuovo vino e vogliamo fare un vinto per fare un villaggio turistico. Avevamo gli studi di Cinecittà, gli studi di Cinecittà sono chiusi, abbiamo fatto il Cinecittà World a Castel Romano, avevamo le più belle attrazioni e adesso l'obiettivo è quello di spostare tutto sull'interland romano, cioè verso Ostia, perché lì ovviamente sappiamo bene che sono gli interessi economici che arrivano su Ostia, che sono interessi che vengono dal basso continuo e dalla Campania, e soprattutto perché bisogna buttare dei turisti, visto che stiamo costruendo un porto a Anzio, un porto a Ostia, un porto a più vicino, stanno triplicando il porto di Ostia, costruendo la Fiorentina. Quindi qui la domanda è, c'è una programmazione o no? La risposta è no. Cioè, chi si sveglia fa progetti, chi fa progetti cerca una giustificazione pubblica per quei progetti, il pubblico si mette al servizio e opera a volte da agente immobiliare, a volte da tentativo di programmazione ex post. Il dato di fatto è che Roma è una città cantiere che dietro grandi progetti non si nasconde nessuna programmazione pubblica e che dietro alcune cose che ci hanno fatto credere utili per la città, la lunga del flusso a Spettone ce l'ha imbastita benissimo. La condizione ci sarà adesso un futuro euro che sarà né più né meno simile a una nuova fiera di Roma, dove c'è una volta una fiera del mobile, una volta una specie di motor show, poi per il resto è totalmente abbandonata, nessuno fa iniziative lì perché affittare quella roba costa l'ira di Dio, e la vecchia fiera di Roma, che era all'interno del cuore della città, dove c'erano una serie di iniziative, ho letto l'altra volta uno studio fatto dalla Camera di Commercio di Roma, le fiere a Roma sono crollate del 28% negli ultimi 3 anni, che significa che quella fiera